E ora andiamo in bicicletta perché parliamo della Tirreno Adriatico, è la 59esima edizione. La corsa sta per arrivare in Abruzzo, ci racconta tutto della tappa di Giulianova. Enrico Giancarli in collegamento in diretta con noi, ma non è solo. Ciao, ciao Marina, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta dal TG8. Noi siamo lo striscione d'arrivo del traguardo di Giulianova, della quarta frazione della Tirreno Adriatico, 55 chilometri alla conclusione. La corsa già è entrata in territorio abruzzese, i corridori hanno da poco passato Torrano Nuovo. Si attendono le ruote veloci alla Giulianova con Jasper Philipsen, che ha già messo al comando la squadra per cercare di ricucire il vantaggio. C'è un gruppo al comando con 2 minuti e 50 secondi di vantaggio, anche la leader track di Jonathan Milan in testa gruppo per provare poi la volata, anche se ci sarà una salita di 1 km di via 24 Maggio qui a Giulianova che potrebbe creare la selezione. Ne parliamo con Luigi Di Giosia, referente per l'Abruzzo di RCS, prima delle 2 giornate abruzzesi. Di Giosia, che tappa sarà oggi? Ma è una tappa bellissima, molto veloce, come stiamo vedendo. C'è una fuga ancora di 3 minuti e mezzo, come che hanno ancora 3 minuti e mezzo di vantaggio su un circuito particolare come questo finale. Non so se riusciranno a prenderli, però è veramente uno spettacolo, un sogno che si avvera qui a Giulianova. Favorito numero uno Jasper Philipsen, occhio anche a Jonathan Milan, il vincitore di ieri Phil Bauhaus in maglia azzurra di leader, arriverà, o meglio è partito questa mattina da Arrone, lo spagnolo Juan Ayuso della UAE, arrivo previsto intorno alle 15:45. Questa sera nel TG8 tutti i servizi della prima giornata abruzzese della Tirreno Adriatico. Domani di nuovo in Abruzzo, si partirà da Torricella per arrivare a Valle Castellana, frazione interamente sul territorio della provincia di Teramo, con l'impegnativo traguardo del Gran Premio della Montagna di San Giacomo. A te, Marina.